Ben ritrovati a tutti. Ciao ragazzi. Allora, le pagelle di una vittoria per 4-0, diciamo che bene o male si scrivono da sole, anche se ha portato via un po' più di tempo del previsto, ma perché? Perché stamattina vi ho portato molto presto la live reaction sulla quale ho lavorato tutta notte. E quindi, se non ve la siete ancora andati a vedere, beh, fatelo, trovate il link qui sopra nelle schede. Come potete vedere, c'è una simpatica canaglia. È nata una lore tutta particolare su Allegri, che è praticamente l'opposto di Allegri. È una battuta, ovviamente, dato che la Juventus in campionato sta facendo fatica a segnare. Ha segnato 29 gol in 19 partite, mentre in Coppa Italia ne ha segnati 10 in 2. È un po' come Mario, Wario, Allegri o Allegri. Partiamo proprio da Allegri, voto 7 in pagella, la partita numero 400 sulla panchina della Juventus, onorata in questo modo. Anche qui mi fa strano pensare, perché vado indietro con la memoria, andiamo al 2014, siamo esattamente a un decennio fa. Madonna, se è passato del tempo, e Allegri sulla panchina della Juventus vince per 1-0 la sua prima partita allenatore della Juve con un autogol procurato da Cáceres contro il Chievo Verona. La prima, un 1-0 con un autogol. L'ultima fino adesso, in questo momento, un rotondissimo 4-4-0. Sì. In Coppa Italia contro il Frosinone, contro il Turnove, sì, quello che volete, ma questo non cambia. E la Juventus in Coppa Italia sta diventando veramente una mina vagante e secondo me la Lazio non è proprio contentissima di aver beccato la Juve. In Coppa Italia c'è, ma in realtà in questa stagione secondo me c'è ben poco da dire, a maggior ragione per questa partita qua nello specifico, che si conclude con le allegrate più clamorose. Però io sono dell'idea che fare degli esperimenti, anche come quelli che sono stati fatti nell'ultima mezz'ora, quando il risultato è al sicuro, quando il risultato è rotondo, lo stadio è in festa, tutti contenti, si può fare. Quindi ben venga Ealing, Mezzala, ben venga Nonge dietro la punta, ben vengano tutte queste cose. L'importante è che poi, se vengano fatti questi esperimenti, quando il risultato ormai è già al sicuro. E ieri sera la Juventus di Allegri si porta a casa un passaggio del turno trionfale, un rotondo 4-0 che fa tutti felici e contenti. 4-0 alla 400esima. Bene così. 1-0 la prima, 4-0 la 400esima. Perin, senza voto, era lui il portiere? Non me lo ricordo, sì, adesso un po' di ironia, permettetemela. Frosinone ha fatto anche, secondo me, abbastanza bene nel primo tempo, però pericoli veri e propri Perin non ne ha dovuti disinnescare. Ha fatto quasi un pasticcio con i piedi, diciamo così, dove Miretti è andato ad aiutarlo, dove si è poi preso il fallo dopo una finta di corpo di Perin e un passaggio perché la Juve voleva iniziare da dietro. Però per il resto, una partita in cui non ha nemmeno particolare bisogno di sporcarsi i guanti, diciamo così. Gatti, voto 6 e mezzo. Io vi dico subito la verità: sia Gatti che Danilo, 6 e mezzo tutti e due. Poi andremo, vi farò vedere anche ovviamente la slide di Danilo. Sono state prestazioni normali quelle di Gatti e di Danilo, che non hanno fatto ballare la difesa della Juve. Ordinaria amministrazione, possiamo dire così. Ma ce n'è una che voglio esaltare, quella di Bremer, perché Bremer anche ieri sera ha fatto una grandissima prestazione. Ha fatto un paio di chiusure interessanti anche quando la Juventus era sull'1-0, quindi il risultato era ancora in bilico. Quindi Bremer ha fatto veramente una gran partita. E qui mi collego alla miriade di commenti che mi sono ritrovato nella tier list, perché ho visto che tanti non sono stati contenti o comunque non sono stati d'accordo con la mia valutazione di Bremer. Attenzione, io non penso che Bremer abbia fatto un brutto girone d'andata, ci mancherebbe altro. Semplicemente ho visto Bremer partire piano. E quindi, quando vai a fare la valutazione sul girone d'andata e un giocatore come Bremer, che ne ha giocate tante, devi cercare di prenderle tutte, no? In considerazione, poi fare una media. Per me, la valutazione di Bremer nella prima parte di stagione è buona, molto buona. Bremer è un ottimo giocatore e a me piace tantissimo, sono contento anche del rinnovo. Però, se penso a tutte le prestazioni, faccio fatica a dire che Bremer sia stato costante, in equilibrio, con una media molto alta. È partito piano, forse anche a causa del suo fisico. Secondo me sia lui che Rabiot stanno pagando questa cosa. Hanno pagato perlomeno questa cosa nella prima parte di stagione. E adesso Bremer è entrato veramente in forma. Non significa che io non abbia fiducia in Bremer o robe del genere. Ecco, volevo soltanto sottolineare questo. E infatti anche ieri sera poi l'abbiamo visto, ha fatto una prestazione davvero della Madonna.
Bremer è un signor difensore, c'è poco da fare. Eccolo qua, Danilo, 6,5, che aveva bisogno di giocare, lo ha detto anche lui stesso, ho bisogno di ripristinare un pochettino quello che era la mia abitudine, quindi mettere dei minuti nelle gambe, perché dopo l'infortunio sono tornato che ero un po' diverso, e Allegri lo lascia titolare. Infatti Allegri fa poco turnover, secondo me scelta giusta in questo momento, tanto la Juventus ha giocato fin qui poche partite rispetto alle altre e dovrebbe avere le gambe che vanno meglio, e infatti secondo me in questo momento la Juventus ha le gambe che girano molto molto bene, anche dal punto di vista fisico, dal punto di vista mentale è un buon momento, ma dal punto di vista fisico io vedo le gambe dei giocatori della Juventus muoversi bene, vedo la Juventus muoversi bene, vedo la Juventus correre, e questa cosa è assolutamente positiva, perché non sempre si hanno queste sensazioni, invece adesso si vedono, la Juventus macina, percorre chilometri, e Danilo ha bisogno di ripristinare quello status per tornare a macinare e percorrere chilometri pure lui. Ha voto 6, più intraprendente ieri, l'ho visto puntare un po' di più l'uomo, lui in Coppa Italia deve tirare delle mine, perché ha un tiro potentissimo dalla distanza, sicuramente in crescita come giocatore, non credo che sia stata una prestazione allucinante, però sicuramente non una prestazione insufficiente, credo proprio una prestazione da 6, perché questo ragazzo secondo me ha delle caratteristiche ancora un po' nascoste dentro di lui, secondo me non ci ha ancora fatto vedere tutto quello che sa fare, e sono convinto che sul lungo ce lo dimostrerà. Ora vedremo come si organizzerà la Juventus sul mercato, perché sembra ormai destinata la Juve a fare almeno un centrocampista già a gennaio, vedremo se sarà davvero Samardžić come si era vociferato ieri, e quindi si potrebbe ragionare un po' su Weah, un po' su McKennie, perché poi i posti che ballano sono quelli lì, bisogna capire come settare il centrocampo sugli esterni e sulle mezze ali, però la Juventus è una squadra che fa dell'ampiezza uno dei punti forti, e Weah sta diventando un punto per la Juventus, magari non fermo, magari non titolare, ma anche da subentrato, un giocatore che crea superiorità numerica, un giocatore che ha determinate caratteristiche. Io sono dell'idea che Weah sarà molto utile alla Juve in futuro, magari anche non da titolare, però a me come tipologia di giocatore non dispiace, e ripeto, secondo me dobbiamo ancora vedere il miglior Weah. Voto 8, ecco, io qua faccio proprio un applauso, faccio un applauso a McKennie, perché è tutta la stagione che siamo qui a sottolineare come nessuno ci si potesse aspettare una crescita simile di McKennie, ormai non sono nemmeno più stupito che vada a fornire determinati tipi di prestazioni in questa annata qua, Weston in forma, fisica, mentale, da tutti i punti di vista, l'abbiamo già detto mille volte, qua non abbiamo mai fatto mancare a McKennie questo discorso di lode, no? Riconoscergli i meriti, questo non è mai mancato in questa stagione sul canale. Però ieri sera si è superato. Ieri sera si è davvero superato. Cioè, l'assist che fa Milik è meraviglioso. Perché l'assist è meraviglioso. Il gol di Milik in generale è meraviglioso. Dall'apertura di Milik allo stop di McKennie, alla visione di McKennie, a come si porta avanti la palla, a come gliela serve, a come tira Milik in uscita sul portiere. Cioè, il gol di Milik, il secondo, veramente troppo bello, devo dirvi la verità. Ma la palla che dà a Yıldız, la palla che Weston dà a Yıldız, altissimi livelli. E se mi potevo aspettare che potesse iniziare a fornirmi delle prestazioni efficaci, perché dal punto di vista fisico poteva migliorare, secondo me è migliorato tanto, dal punto di vista tecnico McKennie è cresciuto tantissimo, tantissimo. Io non so se è stata la stagione in Premier, non so se è stato il volersi rimettere in gioco, non so se Allegri gli sta facendo fare degli allenamenti tipo Goku nella stanza dello spirito del tempo, non ne ho idea, non voglio stare qui a dirvi cosa gli è successo, voglio stare qui a dirvi che è migliorato tanto, che è veramente migliorato tanto, tecnicamente, mentalmente, fisicamente, sotto ogni aspetto. Gli manca il gol. Ed è strano, perché lui è uno che invece i gol li ha sempre fatti. Gli manca il gol. Voto 6,5 invece per Manuel Locatelli, che ha servito un grandissimo assist a Milik, perché lì tantissimi giocatori avrebbero tirato cercando di sorprendere il portiere in qualche modo. Invece lui è stato lucido, infatti è andato a esultare sotto la curva quasi come se avesse segnato lui, perché è stata comunque un'ottima lettura di Locatelli di andare in pressing sul centrocampista del Frosinone, su una palla un po' così gestita male da portiere e giocatore avversario, e quindi Locatelli è stato molto lucido sia nel pressing sia nel recupero sia nel passaggio,
Per il resto, una partita in cui ha sbagliato qualcosina, sì, certo, come al solito, però Locatelli, secondo me, lo vedi sempre quando ti manca. Anche l'altro giorno, con Locatelli squalificato, abbiamo detto, ecco, vedete, centrocampo, sì, d'accordo, Nicolussi fa un certo tipo di gioco che a me piace anche, infatti io ho premiato Nicolussi nel pagellone per quel poco che l'abbiamo visto, perché, secondo me, delle caratteristiche importanti e che a questa Juve servono e mancano, soprattutto a livello di regia. Però Locatelli ti dà tantissimo dal punto di vista della difesa, ragazzi. Cioè, Locatelli è praticamente il quarto difensore centrale della Juve. Se la Juve gioca con tre centrali, Locatelli potrebbe essere definito il quarto. In fase di non possesso, Locatelli è pesante. Veramente molto, molto pesante. E lo vedi quando non c'è. Buona prestazione ieri sera di Locatelli, voto 6,5. Voto 6,5 anche a Miretti, che va a conquistarsi il calcio di rigore per 1-0, quindi episodio importante all'interno della partita, anche perché il primo tempo la Juve secondo me non era partita benissimo, anche quando è andata solo 1-0 non era stata una grandissima Juve secondo me, e Miretti è stato bravo, perché sai, se quella tipo, quel tipo di partita lì il Frosinone te la fa solo 0-0, poi magari prendi gol. Noi non abbiamo ancora ben capito questa Juve come reagisce ai gol subiti, è ancora secondo me questo uno dei punti grigi di questa squadra qua, e quindi bene che Miretti sia andato a fare quella serpentina, bene che si sia procurato il calcio di rigore, bene che stia tornando a giocare con continuità. Io sono dell'idea che Miretti oggi non possa essere un titolare nella Juve, in questa Juve qua perlomeno, però un giocatore che entra, un giocatore che può giocare quando magari c'è il turnover, che può giocare quando c'è un infortunato, quello sì, quello sì. Poi io sono sempre dell'idea che a Miretti farei fare un anno in prestito da titolare in Serie A sotto l'ala di un allenatore in grado veramente di istruire al dettaglio questi ragazzi e che possa considerarlo importante all'interno dell'egemonia della sua squadra, cosa che in questo momento la Juventus non può essere, perché, ripeto, secondo me oggi Miretti per livello non è pari a Rabiot, non è pari a Locatelli, non è pari a McKennie, non è pari a questa gente qua. Per quello mi piacerebbe prestarlo per vedere poi come può tornare. Però nelle rotazioni ci può stare assolutamente, questa cosa mi fa super piacere, perché è un ragazzo cresciuto nel settore giovanile della Juventus, viva Juventus, cuore Juventus, e sono cose belle, sono storie belle, non prendiamoci in giro. L'unica insufficienza la do a Kostic. Però voglio essere buono, perché all'interno di una partita vinta per 4-0 non è bello dare delle insufficienze gravi. E Kostic sbaglia ancora troppo, ragazzi. Sbaglia ancora troppo. Ieri poteva essere una buona possibilità per lui per rimettersi in mostra, dato che si è parlato di mercato, dato che in campionato l'ultima l'aveva risolta Yıldız proprio dopo un suo errore a sua sostituzione, dopo il suo errore a sostituzione e ingresso di Yıldız al posto di Kostic. Ora si parla anche con insistenza di rinnovo di Yıldız, quindi Kostic queste occasioni qui le deve sfruttare, perché comunque lui è uno che fino adesso è sembrato avere il posto da titolare assicurato, però questa cosa è garantita ancora a lungo, perché se poi davvero arriva Samardžić, tieni fuori Cambiaso, no, Cambiaso lo metti a sinistra, tieni fuori McKennie, no, McKennie magari lo metti a destra. Allora c'hai Cambiaso, McKennie sugli esterni, Locatelli, Rabiot, Samardžić a centrocampo. Kostic? Kostic dopo perde il posto, quindi attenzione, poi torna De Sciglio, poi c'è Yıldız, poi c'è Weah. Kostic secondo me deve sfruttare meglio tanta imprecisione nei cross, che è il suo fondamentale. E allora lì deve migliorare. Sembra di essere tornati un po' quando l'anno scorso vi dicevo Kostic deve migliorare la mira, deve migliorare la mira, deve migliorare la mira. Siamo tornati indietro, invece che andare avanti stiamo andando indietro. Ed è preoccupante, perché non capisco se è un fattore mentale o se è un fattore fisico, se è un fattore anagrafico, può essere tutto. Però sinceramente non riesco a darmi questa risposta. E oggi Kostic non è all'altezza dei titolari di questa Juve. Lo dico proprio senza giri di parole. Vediamo come si evolve la situazione. Non una partita gravemente insufficiente, ci mancherebbe altro, però sempre la percezione che quando c'ha la palla lui difficilmente creeremo davvero dei pericoli. E infatti il gol del 2-0 di Milik nasce dalla sinistra, ma il cross non lo fa Kostic, lo fa McKennie. Secondo me è un segnale anche questo, McKennie è andato a prendersi quella posizione lì apposta. Yıldız, voto 7, sempre interessante quando lo prende palla e poi da stropicciarsi gli occhi quando fa certe cose. Il gol di ieri sera, ragazzi, un gol con un coefficiente di difficoltà veramente elevato.
perché è un gol da giocatore forte, un gol da giocatore che ha una coordinazione di base importante, una lettura anche importante delle traiettorie dei palloni, quindi capire anche come giocano i compagni. Bravo Yıldız. Cosa devo dirvi? Cos'è il terzo gol con la Juventus nel giro di 2 settimane? A 18 anni. Vabbè, allora si racconta da solo, quindi voto 7 in pagella è molto molto bene. E qui ci alziamo in piedi perché abbiamo la prima tripletta stagionale e il primo voto così elevato, un voto 9 per Arek Milik, che non è un voto 10, poteva farne 4. Finalmente una partita in cui gioca da centravanti, perché quando gioca con Vlahovic fa il giocatore che va un pochettino a girare intorno sul centrocampo, quando gioca con Chiesa pure, ieri ha fatto la punta perché c'era Yıldız che orbitava invece sulla tre quarti, non faceva il centrocampista aggiunto, non faceva il giocatore di sofferenza per esaltare la squadra, faceva il centravanti. Ha sbagliato, secondo me, a calciare il rigore perché l'ha calciato male, ma ha fatto gol lo stesso, bravo lui, vale 1 uguale. Secondo gol, molto bello, abbiamo detto prima, nella preparazione dell'esecuzione. Intelligente sul terzo gol, molto lucido. Sul quarto aveva dato una zampata da bomber vero, peccato per quei centimetri di fuorigioco. Prestazione di livello, anche perché quando fai tripletta non può essere una prestazione non di livello. E bravo Arek, che si porta a casa un pallone firmato da tutti i compagni in una serata che sicuramente non dimenticherà mai. Mi fa piacere, perché proprio l'altro giorno ho detto che a Milik mancavano i gol. E finalmente ieri li ha fatti. Bravo Arek. E poi ve lo dico, Vlahovic, Nicolussi, Cambiaso, Ealing, Enonge, tutti voto 6. Sei politico per un motivo. La Juventus al minuto 60 va sul 4-0, questi calciatori entrano, che la partita è 4-0 in Coppa Italia, in casa della Juventus contro il Frosinone, non è più partita, è tutta un'altra roba, quindi tutto quello che poi succede dopo è divertimento, è passatempo in altri 30 minuti che non sono stati pieni di emozioni magari come gli altri 60, ma era sicuramente qualcosa di differente, quindi difficile poi valutare queste prestazioni. Veniamo tutti 6 di incoraggiamento, Cambiaso che salta tutti, tira, e Vlahovic che lo guarda male, Hans che entra in cabina di regia, Ealing che va a fare la mezzala. A un certo punto avevamo Ealing, Nicolussi, Caviglia, McKennie come centrocampo, ma che centrocampo è? Eppure ce l'avevamo. Nonge che va a fare la seconda punta. Non me la sento poi di valutare queste cose qui, perché sul 4-0 vale tutto. Vale tutto e vale niente, quindi questa è un po' la lettura. Questo è quello che penso della partita per quanto riguarda le prestazioni individuali di Juventus Frosinone 4-0. Aspetto la vostra qui sotto nei commenti, fatemi sapere tutto e noi ci vediamo presto, perché il calciomercato, secondo me, adesso inizia pum pum a spingere con i botti.